Once there was a way to get back home. Vale a dire l'anniversario, il 6 febbraio del 1958, del famoso e tristemente famoso Munich Air Disaster, vale a dire la tragedia in cui persero la vita 8 giocatori del Manchester United di ritorno da Belgrado, dove avevano disputato il quarto di finale della Coppa dei Campioni, finito 3-3 contro la Stella Rossa dopo il successo casalingo per 1-0 e quindi qualificati per la semifinale. E a quei tempi gli aerei non erano come quelli di oggi, quindi per andare da Belgrado a Manchester occorreva uno scalo tecnico che fu eseguito presso l'aeroporto di Monaco di Baviera. Il tempo era bruttissimo, nevicava, il comandante cercò due volte di far partire l'aereo e non riuscì a decollare. Sembrava a questo punto che fosse tutto rimandato alla mattina dopo. E niente, dicevo, e purtroppo questo comandante ebbe la sciagurata idea, siccome voleva rispettare la tabella di volo, di provare un terzo decollo. I giocatori stessi avevano un po' di timore. Whelan, fra l'altro, se ne uscì con una frase alquanto infelice, ma molto, purtroppo, molto vera. Dice: "Stiamo andando a morire, bene, sono pronto." E infatti lui fu uno degli 8 che morirono. E in fase di decollo l'aereo uscì fuori di pista e andò a schiantarsi in una casa prospiciente l'aeroporto. Ne morirono 8, di cui 3 famosissimi, anche se la vita è uguale per tutti, vale a dire morirono Bent, Barn, Coleman, Edwards, Jones, Peg, Taylor e Whelan. I più famosi soprattutto per il fatto, anche per la nazionale inglese, che avrebbe potuto disporre di loro ai mondiali del 58, fra l'altro la nazionale inglese in quel periodo stava andando anche piuttosto bene, erano Byrne, Edwards, Duncan Edwards e Tommy Taylor. Fra l'altro non tutti morirono subito. Quello che resistette più di tutti, con un fisico eccezionale che aveva, era proprio Duncan Edwards, che morì 15 giorni dopo all'ospedale di Monaco di Baviera, lottando fra la vita e la morte, ma non ce la fece. Altri due giocatori, uno non mi ricordo il nome, l'altro sicuramente era Blanche Flower, si salvarono ma non poterono giocare più a pallone. C'era fra di loro ovviamente anche Bobby Charlton, invece Bobby Charlton si salvò al pari di Foulkes, e sia Charlton che Foulkes 10 anni dopo vinsero, esattamente 10 anni dopo, non proprio il 6 febbraio, però nel 68, finalmente la Coppa dei Campioni, a cui teneva tanto Sir Matt Busby, il quale rimase 2 mesi in ospedale lottando anch'esso per la vita e la morte, ma lui si salvò, evidentemente forse perché qualcuno aveva deciso che avrebbe dovuto a distanza di 10 anni vincere per la prima volta, prima squadra inglese, non britannica, perché l'anno prima aveva vinto il Celtic, però prima squadra inglese a vincere la Coppa dei Campioni e poterla dedicare ai suoi ragazzi, anche se lui inizialmente, quando uscì dall'ospedale, dichiarò che avrebbe voluto morire insieme a loro.